500 casuzzi, 2 conventi, 10 chiesi a cavallo a una collina. Una fontana con arvoro piangenti, e in facci, in funno, alicudi e salina. Una coruna di monti a orienti, russi come lo fuoco la mattina. Ci scurri agli sopedi in gran torrenti, chi sirpiannu scimmia la marina. Mirtu è lo nome so. Anzi, si parla di un certo Cupano, botanico di fama e sensi umani. Francesco Cupani, illustre botanico siciliano del XVII secolo, nasce a Mirto, in provincia di Messina, il 21 gennaio del 1657 da una famiglia nobile. Studia medicina e il 22 maggio 1681 diviene frate cappuccino. Allievo del monaco cistercense Paolo Boccone, studia la flora siciliana ed elabora un sistema di classificazione fondato sulla considerazione dell'infruttescenza, dedicandosi alle varietà di alberi fruttiferi, specialmente del mandorlo. I risultati di queste ricerche sono esposti in due opere, il Catalogus Plantarum Sicularum e il Syllabus Plantarum Sicilii. Con il sostegno di Giuseppe del Bosco Sandoval, principe della Cattolica, nel 1692 Francesco Cupani realizza nel feudo di Misilmeri un orto botanico, con piante rare e varie, provenienti dalla Sicilia e da tutto il mondo. Del 1696 è la sua opera più famosa, l'Hortus Catholicus, nella quale vengono illustrate le piante dell'orto di Misilmeri e che lo farà conoscere da tutti gli studiosi del suo tempo. 3 anni dopo la sua morte, avvenuta a Palermo il 19 gennaio del 1710, all'età di 53 anni, viene stampato il Pamphitum Siculum, opera nella quale il nostro botanico estende la catalogazione anche ad altri regni della natura, animali e insetti. Alcune specie portano il suo nome. Colchicum cupani. Scilla cupani. Plantago cupani. Melica cupani. Tragopogon cupani. Latirus cupani. Genista cupani. Con la sua scomparsa, il suo ricco materiale scientifico, inclusi i suoi erbari, va in gran parte disperso. Alcune raccolte di Essiccata del Cupani sono state ritrovate a Catania e a Palermo, e i 2 volumi dell'erbario, l'Hortus Siccus Plantarum, nella biblioteca dell'Istituto Agrario di Castelnuovo. Anche l'orto di Misilmeri va purtroppo in rovina e 2000 piante tra le più rare sono state spiantate e traslate nell'orto botanico di Palermo. Numeroso fu lo scambio epistolare con i più illustri studiosi del tempo, tra questi gli inglesi William Sheran e William Woodward. Nel 1998 Mirto ha voluto onorare questo suo figlio con l'istituzione di un centro studi e ricerche Francesco Cupani. Esso ha sede presso i locali del Palazzo Cupane, nell'omonima via, e che è anche sede del Museo del Costume e della Moda Siciliana.